3 uova a sbattere con 210 g di zucchero, fino a quando l'impasto cambia colore a più chiaro. Poi aggiungiamo la farina, ma non come me, man mano. Sbucciare e tagliare 4 mele. Grazie per il like. Lubrificare lo stampo con il burro. Mettiamo le mele tagliate in uno stampo e versiamo l'impasto. Quando hai finito di livellare l'impasto, mettiamo lo stampo nel forno. Decoriamo il nostro dessert con zucchero a velo. Ecco la nostra charlotte, bella morbida e croccante.